Ciao, oggi sei ad Atina. Stiamo esattamente nella zona del centro storico, nei pressi del Palazzo Ducale Duchi di Cantelmi. Stiamo ospiti di questo appartamento e siamo esattamente nel secondo livello, nella zona notte. Nell'eventualità voi dovreste vedere delle linee che sono curve, è un effetto ottico. Spostando grazie al 360 gradi l'immagine sul cellulare o il mouse, se siete in modalità computer, vedrete che automaticamente per un gioco di ottica queste linee si addrizzeranno automaticamente. Quindi iniziamo la visita, la seconda visita, perché abbiamo visto già in un altro video quello che era la potenzialità della zona giorno al piano inferiore. Quindi difatti vi invito a spostare l'immagine sulla parte destra in basso e vedere queste bellissime doghe in legno che fanno da contorno e cornice a questa scala che permette appunto la comunicazione tra i due livelli. E quindi chiudiamo adesso questa porta di accesso alla zona notte e ci troviamo adesso quindi al corridoio. Sulla sinistra possiamo apprezzare sin da subito le potenzialità di questo bagno. Vediamo subito com'è fatto. Il bidet nella parte sinistra in basso, poi nella parte alta a sinistra abbiamo uno scaldasalvette a parete, abbiamo quindi la finestra che dà la panoramica sulla zona centrale nei pressi della canonica in pietra, bellissima. Qui al centro storico del comune di Atina, quindi proseguendo sulla parte destra abbiamo la tazza, in profondità abbiamo il piatto doccia con le ante che ovviamente si aprono e si chiudono. Venendo verso di noi abbiamo il lavello con lo specchio. Mi porto adesso ulteriormente sul punto di comunicazione di questo corridoio e apprezziamo della zona giorno, scusate, della zona notte, la prima delle due camere da letto. Potete sempre, grazie al 360 gradi, vedere tutte le potenzialità e anche la luminosità che arriva dall'esterno. Mi riporto adesso quindi dalla prima camera da letto e quindi vediamo la veloce comunicazione che c'è tra la porta lì a sinistra, di collegamento col corridoio, il bagno di fronte e la prima camera da letto che abbiamo visto, e mi porto quindi adesso in retromarcia sulla seconda camera da letto, mentre sto chiudendo questa porta, così mi sposto e posso farvi apprezzare quelle che sono le potenzialità di questa seconda camera da letto. Mi porto adesso quindi verso la Sto spostando verso la finestra, la porta finestra che dà la panoramica all'esterno. Vediamo quindi le ampie dimensioni di questa seconda camera da letto. E adesso sposto il punto d'immagine sull'esterno per cercare di farvi apprezzare quello che è la panoramicità sul Monte Prata, questa bellissima montagna verde. Vediamo anche lo sfondo di questo cielo molto luminoso. Per tutte le altre informazioni e per fissare un appuntamento sul posto, vi rimando sul sito cialficasa.it. Ciao!